In queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Quindi a partire da domani. So che è una decisione d'impatto. Come Ministro dell'Istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti. In questo momento noi siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere un effetto o di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione del virus, perché abbiamo delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario che per quanto eccellente, per quanto efficiente, rischia di andare in sovraccarico, e questo è un problema ovviamente a cui non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo, perché come avrete compreso abbiamo un problema con la terapia intensiva e subintensiva se ovviamente una crisi esponenziale dovesse proseguire.